oggi mi devo mettere in modalità allenatore di Pokémon. Ebbene sì, perché oggi ho l'onore di provare uno dei computer portatili più potenti al mondo e sinceramente quello più potente che io abbia mai provato fino ad adesso. Stiamo parlando del notebook Asus ROG Zephyrus S17, un computer top sotto tutti i punti di vista. Ovviamente è stato pensato per l'utilizzo da gaming, ma le sue potenzialità vanno ben oltre a solo questo utilizzo. Scopriremo tutti i dettagli di questo notebook subito dopo la sigla. Amici di Tecno Android, io sono Stefano e come ho detto prima oggi ci troviamo in presenza del Asus ROG Zephyrus S17. Iniziamo parlando del design, comunque dell'aspetto. Il form factor di questo dispositivo è molto buono perché stiamo parlando di un notebook da 17,3 pollici, nonostante ciò a vederlo a primo impatto sembra un computer da 15 pollici. La scocca è fatta interamente in alluminio e magnesio e come possiamo vedere sulla parte superiore del notebook troviamo il logo di casa ROG, anche se non ha un LED come per esempio su altri dispositivi sempre di casa Asus. Sul lato destro troviamo due porte USB e una slot SD full size, mentre sul lato sinistro troviamo la porta di ricarica, una porta HDMI standard, una porta Gigabit Ethernet, una porta USB, una porta USB-C Thunderbolt 4, una porta USB-C normale e ovviamente la porta jack audio combo da 3,5 mm. Sciccheria! Come potete vedere si apre con una sola mano. Una volta aperto il notebook, la prima cosa che notiamo è la tastiera che è inclinabile, ovvero si solleva dalla base del computer. Questa è una cosa che abbiamo già visto anche in altri computer di casa Asus, però in quegli altri dispositivi diciamo c'era uno schermo LCD. In questo invece la parte che si solleva include proprio la tastiera. Questa inclinazione della tastiera è molto utile per due motivi principali. Il primo è quello del raffreddamento, perché si va a creare appunto uno spazio vuoto fra la base del computer e la tastiera e questo fa sì che i tasti anche con un uso prolungato del computer non diventino mai bollenti. Teniamo presente che su computer di questa fascia, quindi parliamo di notebook destinati al gaming, raggiungono facilmente anche i 40 gradi e li superano con un consumo eccessivo. In questo caso invece abbiamo usato il Zephyrus S17 anche per diverse ore e la tastiera non ha mai raggiunto i 40 gradi. Questa è una cosa molto comoda sia per chi lavora sia che per chi gioca. Secondo motivo per la quale è comoda l'inclinazione della tastiera è proprio la facilità di scrittura. Così facendo è più facile pigiare i tasti sulla tastiera e anche per un uso prolungato del computer per scrivere non risulta scomodo, anche se questo computer non è stato creato per scrivere tanto ma per giocare tanto. Non fatevi ingannare dalla struttura, a primo impatto può sembrare deboluccia, in realtà è molto solida, anche se si preme fortemente non si abbasserà mai. Il meccanismo è collegato direttamente allo schermo e quindi quando si apre lo schermo si solleverà automaticamente anche la tastiera e viceversa. Stiamo parlando di una tastiera ibrida perché è una ottica meccanica. Ovviamente come ogni PC da gaming che si rispetti è retroilluminata LED RGB e LED singolo su ogni tasto ed è collegata alla funzione Aura Sync. Quindi cliccando la combinazione di tasti FN più F4 possiamo andare a cambiare il mood, diciamo, di illuminazione della tastiera. Fin da subito si ha un ottimo feedback con questi tasti. Il click è preciso, la corsa è diciamo abbastanza lunga come giusto che sia su ogni computer da gaming. Questa cosa può essere un po' scomoda per chi scrive tanto, però il comando è sempre preciso. Molto interessante anche il feeling sonoro, che non dispiace, però pure questo a lungo andare può essere un po' fastidioso se scrivete tanto, ma come ho detto prima non è un computer pensato per scrivere tanto ma per giocare e lavorare davvero davvero molto. Il tasto di accensione può essere una delle prime piccole note dolenti di questo device, perché anche lui ha la corsa lunga. Non mi sono mai piaciuti i tasti che hanno una corsa lunga sui computer, perché a lungo andare
sono soggetti a rompersi. Comunque funge anche da lettore di impronte digitale e il sensore è molto buono, il riconoscimento avviene sempre in maniera rapida e precisa. Spicca in alto a sinistra sulla tastiera questa rotella che di default è programmata per poter regolare il volume del computer, ma noi possiamo personalizzarla e configurarla a piacere su altri parametri come per esempio la luminosità. In generale si ha sempre un buon grip con i tasti per quello che può servire, tuttavia abbiamo qualcosa da ridire sul layout di questa tastiera che non è quella a cui siamo abituati in Italia. Infatti il tastierino numerico che si trova sopra alle frecce direzionali è un po' strano, anche i tasti tipo del meno, dell'asterisco e altri non si trovano in una posizione che per noi è di facile utilizzo e riconoscimento. Anche il tasto di invio è più piccolo rispetto a quello a cui siamo abituati e sopra troviamo il tasto della U accentata. Ovviamente tutto questo non è un problema, ci possiamo abituare in maniera molto veloce, bastano pochi giorni di utilizzo, se siete grandi smanettoni, per poter prendere la confidenza giusta con la tastiera. Però appunto stiamo parlando di un layout che non è quello tradizionale e la posizione di alcuni tasti sono strani. Il telaio comunque è rivestito da questa verniciatura, diciamo, vellutata, gommata, molto piacevole al tatto, serve in modo tale che il computer non si sporchi facilmente. Tutto sommato qualche ditata rimane sempre, ma molto di meno rispetto ai dispositivi che hanno un telaio lucido. Concludiamo parlando del touchpad, che come potete vedere è di dimensioni davvero generose, anche qua il feeling al tatto è davvero eccezionale e la pressione è riconoscibile quasi su tutti i punti, ovviamente sulla parte centrale è molto più precisa. Mentre più ci avviciniamo ai bordi, la precisione del click sarà sempre meno preciso, ma tutto sommato davvero un ottimo touchpad per quello a cui siamo abituati. Continuiamo parlando del display. Abbiamo un pannello da 17,3 pollici con un rapporto d'aspetto di 16 noni e un refresh rate di 165 Hz. Lo schermo tiene una finitura opaca antiriflesso che è molto comoda per chi porta gli occhiali e in generale abbiamo una buona luminosità. Certo, forse avremmo preferito un pannello semilucido per più altro per una questione di brillantezza dei colori. La risoluzione in questo caso è un Quad HD, quindi parliamo di 2560x1440 pixel, ma c'è anche una seconda versione del Zephyrus S17 con il pannello da 4K e un flash rate da 120 Hz. Lo spazio colore è un DCI-P3 con una copertura del 100% e supporta la tecnologia G-Sync. Unica cosa però, questo computer non supporta l'HDR, diciamo una cosa che potrete notare solo su alcuni giochi, ma d'altro canto supporta il Dolby Vision, una cosa che apprezzerete molto quando andate a vedere i film o le serie TV su Netflix. Per completare, parlando dello schermo, ovviamente c'è la webcam, mi sento dire un'altra piccola nota dolente di questo dispositivo, fa perfettamente il suo dovere, alla fine siamo abituati a acquistare e utilizzare webcam esterne per avere una qualità maggiore, ma visto il tipo di dispositivo che stiamo provando io mi sarei aspettato una camera migliore. Comunque tutto sommato fa il suo dovere sia per poter giocare online che per poter fare delle videochiamate su Zoom o su Discord, va benissimo e registra 720p a 30 frame al secondo. Abbiamo parlato della tastiera, abbiamo parlato del display, continuiamo parlando dell'audio. Sotto al dispositivo troviamo due speaker, tutto sommato l'audio è abbastanza buono, dei bassi molto corposi ma nulla di eccezionale. Il nostro consiglio è sempre quello di utilizzare delle cuffie di qualità nel momento in cui andiamo a giocare o a lavorare con questo computer. Quindi, nel complesso sì, audio molto buono, ma ricordiamoci che è pur sempre un dispositivo portatile e quindi non useremo mai la piena potenza dell'audio in tutte le situazioni. Ma andiamo alla parte più interessante, ovvero parliamo del cuore pulsante di questo device, capiamo cosa c'è sotto al telaio. L'aspetto hardware è davvero pro, sotto tutti i punti di vista. Infatti abbiamo un processore Intel Core i9-11900H, quindi parliamo di un processore di undicesima generazione, con un clock di 2,5 GHz.
La scheda grafica è una GeForce Nvidia RTX 3080 da 16 GB dedicati. Ci sono 2 TB di SSD interno con una lettura di circa 7 GB al secondo e una scrittura di 5 GB al secondo, quindi è veramente una scheggia, e 32 GB di RAM. Insomma, sicuramente avremo prestazioni da fare invidia a chiunque in qualsiasi situazione. Infatti il processore lavora a 90 watt costanti e comunque possiamo utilizzare o la GPU dedicata oppure quella integrata all'interno del processore stesso se vogliamo risparmiare energia. Infatti quando entra in gioco la RTX 3080 con i suoi 140 watt di potenza, la CPU cala a 50 watt di consumo. Come ogni PC da gaming che si rispetti, anche qua troviamo il pannello di controllo per gestire tutte le prestazioni del computer. E per quanto riguarda Asus, appunto, il software di riferimento è l'Harmony Crate. Onestamente non lo trovo molto intuitivo, per esempio il software di gestione di prestazioni degli MSI mi sono piaciuti un po' di più. Ovviamente è un software completissimo, come giusto che sia per un device del genere, è possibile switchare fra le diverse modalità di prestazione del computer, abbiamo la Windows, la silenziosa, le prestazioni, oppure la modalità turbo che ovviamente è quella di prestazioni massime, e poi una modalità totalmente personalizzabile, ovvero quella manuale. Ricordiamo però che la modalità manuale e quella turbo si possono usare solo quando il computer è collegato alla corrente. Quindi in definitiva non ci possiamo lamentare neanche del software Harmony Crate, perché chi acquista un computer del genere è comunque uno smanettone, e i smanettoni non avranno assolutamente nessun problema a gestire o a capire questo software. E visto che stiamo parlando di prestazioni, vediamo come si comporta in ambito gaming, visto che è stato creato per quello principalmente. Il nostro consiglio è quello di giocare in Quad HD, non in 1080, perché così facendo andiamo a sfruttare le prestazioni della RTX 3080. Viceversa, se andiamo a giocare a 1080p sfrutteremo la grafica integrata del processore. Sfruttando la risoluzione massima con tutti i dettagli ultra possibili, non abbiamo trovato un singolo gioco che sia riuscito a mettere in crisi il Zephyrus S17. Abbiamo provato tantissimi titoli, come per esempio Forza Horizon 5, Flight Simulator, Resident Evil 7, Destiny 2 e tanti altri ancora, e in ogni caso siamo riusciti a tirare fuori sempre le prestazioni massime più alte a disposizione del gioco, e il ROG Zephyrus S17 non ha mai perso un colpo. La media del refresh rate è stata intorno ai 60 fps al secondo, abbiamo avuto picchi anche di 100 fps e i bassi di 30 fps. Tutto sommato, se poi entra in funzione anche il DLSS, che ricordiamo il software di proprietà di casa Nvidia, andiamo a guadagnare qualche refresh rate in più, e appunto, ripeto, non c'è storia per nessun gioco, questo computer riesce a sopportare tutto. Parliamo ovviamente di tutti i giochi più recenti e di titoli di AAA. Ottimo comunque in ogni caso anche il raffreddamento di questo computer. Infatti se premiamo la combinazione dei tasti FN e F5 possiamo modificare direttamente le prestazioni del computer, per mettere anche in silent e far sì che diventi più silenzioso, che non so, se per esempio ci troviamo in biblioteca o in qualche altro posto dove potremmo dare fastidio a qualcuno. Tuttavia sì, i computer di casa ROG sono famosi per il gaming, ma non sono acquistati, o perlomeno non sono utilizzati solo per questo scopo. Io per esempio sono un 3D artist e molti, ma davvero tanti dei miei colleghi utilizzano i PC di gaming anche e soprattutto per lavoro. Infatti questo dispositivo è perfetto per chi crea contenuti a 360 gradi. Facciamo qualche esempio, parliamo dei software principali di editing, per esempio Premiere, un altro software che io utilizzo quotidianamente. Abbiamo fatto alcuni test e la RTX 3080 riesce a sopportare. Allora, ecco qua Premiere, questo è un file a 8K, 24 frame al secondo, girato con una RED. Ovviamente riproduzione è alla massima. Duplichiamolo. Quindi ora abbiamo due livelli 8K. Sempre massima qualità di visualizzazione. Ancora va fluido. Adesso abbiamo quattro livelli, sempre tutti 8K, riproduzione massima. Adesso vediamo che un pochettino ogni tanto rallenta, però abbiamo quattro livelli con clip in 8K girati con una RED.
Inutile parlare invece di come si comporta, ovviamente, viste le prestazioni con Premiere, per quanto riguarda i software di fotoritocco e di grafica come Adobe Photoshop, Illustrator o altri. Vola, non c'è da aggiungere altro. Finiamo parlando dei programmi in 3D. Io per esempio utilizzo tantissimo, quasi principalmente Autodesk Maya, e ho riscontrato una fluidità di modellazione mai provata prima. Sto alzando un po' tutti i parametri e avvio un render. Parametri in maniera ignorante, 4K me l'ha fatto in neanche 2 minuti. Insomma, tutto gira alla perfezione. Questo computer sembra rendere facile veramente qualsiasi lavoro o applicazione che noi andiamo a fare. E se lo attacchiamo a un monitor, come ho detto prima, possiamo crearci un PC desktop setup da paura. Veramente può fare invidia anche a tanti PC fissi assemblati. Ovviamente tutta questa potenza ha bisogno anche di tanta energia. Parliamo adesso di una delle note dolenti di questo notebook, ovvero proprio l'autonomia. Nonostante abbiamo una batteria da 90 watt l'ora, sostenere la potenza dell'hardware descritto in precedenza e con tutte le caratteristiche che abbiamo appena visto, ovviamente non è facile e richiede davvero tanta energia. Quindi stiamo parlando di un'autonomia per un utilizzo normale, quindi non lo so, gestione della posta elettronica, guardare film o serie TV o altri programmi minori come per esempio il pacchetto Office. Allora, in questo caso l'autonomia si aggira intorno alle 5-6 ore massimo. Al contrario, se andiamo a richiedere tutta la potenza disponibile al processore, al software, in quel caso l'autonomia scende drasticamente a un'ora massimo, proprio un'ora e mezzo di durata. Sì, è pochissimo, ma teniamo presente del comparto hardware che tiene questo notebook. E visto che stiamo parlando di altre note dolenti, perché effettivamente mi sono appena reso conto che ho detto tutte le cose belle all'inizio, adesso ci sono le cose un po' più brutte, altra nota dolente è il peso, perché tutta questa potenza, oltre a consumare molto, pesa anche tanto. Il computer pesa 2,6 kg, e se teniamo conto anche del caricabatterie, che è un altro bel bambinetto da un chilo, il tutto arriva a quasi 4 kg o poco meno. Anche qua non mi sento minimamente di lamentarmi. Ripeto, viste le prestazioni del computer, visto il compatto hardware, secondo me invece è più che onesto il peso. Anzi, a mio avviso, è forse anche un pochino più basso di quello che mi sarei aspettato. L'ultima volta che ho provato un notebook con un processore Intel Core i9 pesava il doppio ed era anche alto il doppio. Invece, ripeto, qua il form factor è davvero fantastico se teniamo conto che è un 17,3 pollici e che questo telaio deve sia contenere un processore Intel Core i9 che una RTX 3080 e tutto un sistema di raffreddamento per questi dispositivi, e non solo. Ultima nota dolente, forse la più brutta, il prezzo. Ovviamente tutta questa potenza si paga a caro prezzo. Parliamo di più o meno 3.600-4.000 euro, ovviamente in base alla versione che andiamo ad acquistare, se quella in Quad HD che abbiamo noi in prova o quella in 4K. Sì, sono tanti soldi, è un prezzo davvero alto, viste le prestazioni e i componenti che abbiamo ce lo aspettavamo, però c'è anche da dire che se spendiamo di meno si possono trovare soluzioni che non hanno assolutamente questa potenza, ma comunque si avvicinano e consentono di poter fare tutto quello che abbiamo detto prima, quindi poter giocare, poter lavorare. Quindi, conclusioni, per chi è questo device? Sicuramente non è un device per tutti, saranno pochi fortunati che se lo acquisteranno o che se lo possono permettere. Come detto prima, non è il computer che ti porti giù al bar per giocare mezz'ora mentre fai colazione, anche visto il peso. Ripeto, è un bel bambino e se lo portate in zaino con voi il peso si fa sentire, fa male anche la schiena. Io cammino tanto e spesso l'ho portato sulle spalle con me e devo dire sì, il peso si sente tutto e non è per niente comodo. Dovete ovviamente trovare anche uno zaino
Quindi è un device per chi vuole il top sotto ogni punto di vista, perché questo è un device da overkill sotto ogni punto di vista. E se non volete compromessi, ma volete solo tutto ciò che è top, ecco, l'Asus ROG Zephyrus S17, questo è il computer che fa per voi. Per tutto il resto vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube, lasciate un commento, qualsiasi domanda o curiosità rispetto a questo device fatecelo sapere qua sotto. Vi ricordiamo che in bio trovate tutti i link utili sia per acquistare questo prodotto ma anche i link all'attrezzatura che noi usiamo. Da Stefano è tutto, ci vediamo per la prossima video recensione.